Ok. Shalom, shalom, shalom. Baruch Hashem. Baruch Hashem per questo momento del nostro studio della Torah d'Israele. Baruch Hashem. E che Kadosh Baruch Hu sia benedetto per questo studio della Torah d'Israele. Allora, manca un minuto e poi iniziamo questo studio che lo farò in due parti. Il tema è lì e preghiamo per entrare subito nel nostro studio della Torah d'Israele. Preghiamo. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav ve'tzivanu al divrei Torah. Amashiach tzidkenu beolam beolamim. Amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Per questo momento che Dio benedica Torah Or, lo studio della Torah, benedica Bracha ve Atzlara, a mio amico Nit El. E la mamma Anna Rita Baruch Hashem nello studio della Torah Or, che Akadosh Baruch Hu benedica tutti nel visione Jericho Italia, e benedica che Pastore Luciano di visione Jericho Italia e tutti quello che sono fuori visione Jericho Italia, che Kadosh Baruch Hu ci benedica, benedica Congo Kimia TV di Orgazim Manhattan in Svizzera, benedica Adelar Miakanda, Roma, 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 Shalom, che Kadosh Baruch Hu ci benedica, benedica anche questo momento dello studio della Torah. Baruch Hashem. Allora, entriamo subito nel nostro studio. Vediamo il tema è proprio è lì, studio della Torah. Yeshua, o Gesù, Yeshua e la tradizione. Baruch Hashem, prima parte, perché divideremo in due parti questo insegnamento di Yeshua e la tradizione degli antichi rabbini. Perché? Lo sappiamo che c'è sempre questo, quello che noi le nazioni, i cristiani, quando diciamo lo studio della Torah, e lo studio della Torah è per ritornare al sorgente, di capire soprattutto, di capire che cosa Yeshua diceva, che cosa i discepoli o la Chiesa primitiva parlava. E questo la Torah. La Torah viene a dimostrare che Yeshua non si è allontanato della tradizione dei suoi padri. Baruch Hashem, parliamo di Yeshua qui in terra. E quello è lo studio. Quando stiamo parlando di Gesù, di Yeshua, qui in terra come essere umano. Perché lui rispettava la tradizione, faceva i mitzvot come tutti gli ebrei, era attaccato alla tradizione, perché tanti dicono che no, Yeshua è venuto a cambiare, Yeshua è venuto a condannare il rabbino.
i rabbini. No! Non c'è la contraddizione fra Yeshua e Isù e i rabbini. Non c'è, oggi lo vedremo questo studio, che cosa parleremo qui. Siamo in Matteo, Matteo 5, capitolo 5, versetto 1 a 2. Allora, vediamo piano piano, vediamo come... Siamo bene, sennò ok. Oh, Baruch Hashem. Allora, vediamo qui Yeshua e la tradizione. Quanti studiosi, le persone che dicono che Yeshua è venuto a cambiare la tradizione, a condannare la tradizione di anziani. Ma quello che noi parliamo, Yeshua è venuto a condannare la tradizione. La Torah non parla di questa tradizione, quello che noi pensiamo. Israele ha la Torah scritta e la Torah orale che Mosè ha ricevuto nel monte Sinai. Tutti i profeti hanno il riferimento alla Torah. E Yeshua, quando è venuto, che cosa Yeshua parlava? Quando vediamo i Vangeli, è la tradizione orale, perché Yeshua parlava oralmente. Orale, i Vangeli non erano scritti. Yeshua parlava, teneva la Torah, parlava della Torah, voglio dire, spiegava il Vangelo nella Torah. Voglio dire che il Vangelo è la tradizione orale. Non era che Yeshua ha preso un libro di Vangelo che chi ha, a quest'epoca il Vangelo non era ancora scritto. Allora, andiamo, perché c'è tante cose dentro che dobbiamo vedere, che Yeshua, come abbiamo detto, i parallelismi tra la letteratura rabbinica e il Vangelo. C'è il parallelismo, lo vediamo nel Matteo 5, 1 a 2. Allora, vediamo, andiamo prima a questo. Ok, Baruch Hashem. Allora, vediamo la letteratura rabbinica e i Vangeli. Qui la tradizione degli antichi rabbini, degli antichi rabbini, e Gesù e Yeshua. Vedi, tutti noi quando parliamo, Yeshua si è allontanato della tradizione dei rabbini, condannava i rabbini. No, no, quello che Yeshua parlava è quello che i rabbini hanno fatto. Tutto è lì, insieme, sono collegati. Allora, andiamo avanti, vediamo. Qui che cosa è scritto ancora? Matteo, guarda, è questo, Matteo 5:2. Vediamo la tradizione degli antichi rabbini e quello di Yeshua. E non è che gli antichi rabbini hanno inventato qualcosa o Yeshua, ma tutto viene proprio dalla Torah, da Mosè ai profeti, fino a Yeshua faceva quello che anche Avram, Yitzhak, Mosè faceva. Allora, vedi, in questo versetto vediamo la posizione in piedi e seduta, prima parte, perché lo divideremo in due parti. Allora, leggiamo così tutti. Dobbiamo capire di che cosa si tratta. Matteo 5, 1 a 2. Gesù, vedendo le folle, salì. Vedi? Gesù salì
sul monte e si mise a sedere. Vedi, lui salì e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui. Egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo. Quando noi leggiamo, Gesù salì sul monte e si è mise a sedere. Noi lo prendiamo così, Gesù è salito normale. No, questo è un messaggio che viene a spiegare come i parallelismi tra la letteratura rabbinica e i Vangeli. Perché noi diciamo che Gesù è venuto a cambiare, i rabbini hanno aggiunto delle cose. No, perché la letteratura rabbinica, gli esegesi, non lo leggono. Noi non lo leggiamo. Perché? È una delle voluminoso così. Tanti, noi cerchiamo delle cose veloci. Io leggo tre foglie così, vado avanti, prendo una parola così. Ma quando uno sta studiando la letteratura rabbinica, e vedremo lì la vita di Yeshua e con i rabbini antichi, è la stessa cosa. Non c'è mai una contraddizione. Allora, abbiamo letto in italiano, leggiamo in ebraico. Vayehi kir oto et Hamon Ha'am Vayahal Yeshua Sali Vayahal Ha'ara la montagna, vedi Sali nella montagna, Vayeshev Sham Sedut, vedi Vayeshev Sham Vaigash Elav Talmidav, e i suoi allievi sono arrivati da lui. Allora, rimaniamo qui. Che cosa stiamo parlando qui? Prima cosa studiamo e poi piano piano c'è una nozione da scrivere. In ebraico scriveremo, ma per adesso spieghiamo un po' le cose che è nascosto qui. Allora, di che cosa si tratta? Allora, parliamo della tradizione degli antichi rabbini. Allora, come funzionava, come predicava o insegnava i rabbini. Qui vediamo che Yeshua insegnava come i rabbini. Insegnava secondo la tradizione degli antichi rabbini. C'è un parallelismo tra la letteratura rabbinica e il Vangelo, come abbiamo detto. Allora, abbiamo letto lì, Yeshua saliva nel montagna e poi si è seduto. Doppia posizione, qui abbiamo la nozione di due posizioni. Parleremo della posizione, due posizioni, in piedi e seduta. Baruch Hashem. Allora, la posizione, iniziamo dalla posizione in piedi. Yeshua sale nella montagna per parlare.
quale posizione aveva. Yeshua nella montagna, quando è salito nella montagna come è scritto, era in piedi. Baruch Hashem. E poi Yeshua, la salita che lui ha, è salito, leggiamo la salita, Yeshua salì sul monte e mise a sedere. Vedi, è salita e la posizione seduta. C'è due posizioni lì. La salita nella montagna in piedi, perché quando lui è salito nella montagna era in piedi e poi seduta. Allora spiegheremo due posizioni, la posizione in piedi e la posizione seduta. Iniziamo nella posizione in piedi. Quando lui è nella montagna, che cosa Yeshua viene a insegnare? Qual è la nozione che lui vuole trasmettere a tutti noi oggi e a tutti gli ebrei che erano lì, i rabbini che erano lì, di vedere veramente se lui è nella tradizione, lui è nella Torah, se è nella tradizione orale. Loro vedevano tutti i movimenti di Yeshua. Allora, lui sale nel montagna per situare, per diciamo esprimere l'autorità della parola di quello che era in lui. La salita lì nel montagna, in questo versetto, Yeshua viene a far vedere la sua autorità della parola che usciva nelle sue bo, nella sua usciva da lui. Allora, da noi può sembra banale, ma che cosa è questo? È questo che dobbiamo proprio, la Torah è questo, di studiare tutti i movimenti che Yeshua faceva, è legato alla tradizione o no? Baruch Hashem, vedi, i rabbini, tanti, a questa epoca non c'era ancora i rabbini. Ripeto, la nozione di rabbini è arrivata dopo. A questa epoca, la nozione di rabbini non c'era. C'erano i farisei, i sadducei, c'erano tanti che erano lì con la conoscenza della Torah, della loro tradizione che Mosè ha ricevuto nel monte Sinai. Allora, perché il sermone inizia che Yeshua sale nel monte, nella montagna, era in piedi? Perché uno che è nella montagna deve essere in piedi. Lui era in piedi. La prima posizione nella montagna, lui era in piedi. Per far vedere, è un atto profetico, per far dimostrare un'allusione al monte Sinai. Noi quando leggiamo nel Vangelo, salì sul monte, per noi monte salire è un movimento normale. No, gli ebrei, i farisei, tutti che erano lì con la conoscenza della Torah profetica hanno visto, hanno detto: quello è uno di noi, quello veramente ha un'autorità profetica. Perché è un gesto della salita lì e fa allusione al monte Sinai. Che cosa è successo nel monte Sinai?
Nel monte Sinai, quando vediamo le monte, la monte o montagna di Sinai, vediamo dove il popolo di Israele ha ricevuto la Torah. Yeshua è venuto a esprimere, ha detto, guarda, io non sono allontanato della Torah di Mosè. Qui sto parlando della Torah di Mosè, sto parlando della tradizione orale che Mosè ha ricevuto, sto parlando di tutte le nozioni, le strade che Eli ha fatto. Io sto facendo questa strada come un'autorità profetica, come un grande profeta. E per questo tu vedi in Israele tante persone dicevano, ah, chi è un grande profeta. Noi quando vediamo così andiamo subito in alto, ma rimaniamo in terra, perché Yeshua era qui in terra, hai vissuto in terra. Noi non possiamo salire subito, andare nelle dimensioni spirituali. Lui era lì per far vedere, guarda, io sono nel montagna per insegnare quello che Mosè ha ricevuto nel montagna. Vedi la prima cosa, Yeshua nel sermone della montagna sale per far vedere ai suoi, ai farisei, a tutti che erano lì, dei grandi studenti della Torah, dei grandi maestri, hanno visto, hanno riconosciuto questo, è un gran maestro, è un gran profeta, perché era salito nel montagna e era in piedi d'abord, prima in piedi, per far vedere a loro, guarda, io sono qui nel montagna per seguire la traccia di Elia. Perché nella montagna di Sinai, dove Eli ha ricevuto la rivelazione, Eli ha fatto questa strada. Tutti seguivano la strada di Mosè. Perché se tu ti allontana nella strada di Mosè, dove tu vieni? Dove tu prendi questa nozione? Non passerà in Israele, perché tutto è lì. E nella montagna lì, monter e salire sul monte, vediamo anche l'immagine profetica che noi cristiani sappiamo tutti, di Elia e Mosè, che si incontrano alla montagna di trasfigurazione. Vedi come Yeshua sta dimostrando tutta la Torah, tutta la storia della Torah, tramite questo gesto di salire, di andare a destra e a sinistra. Nella Bibbia, nella Torah, non c'è un atto, per un ebreo, un atto insignificante, che non ha senso. Tutto ha il senso. Anche quando Gesù faceva così, è nella Torah. Gesù può fare così. Tutte le cose è nella Torah. Lì vediamo la montagna della trasfigurazione, dove l'incontro fra Eli e Mosè si incontreranno. Questa nozione vieni da ebrei, e noi l'abbiamo ricevuto, ma vieni da lì. Noi non abbiamo niente di nuovo. Tutto è nella Torah. Baruch Hashem. E sempre in questo salire sul monte, che cosa voglio dire? Da un lato, questa salita dall'aspetto della ricezione della Torah, ricevere la Torah che Yeshua ha accettato, anch'io questa Torah che Mosè ha ricevuto, e quello che io, proprio come un ebreo, devo, sono fedele
rispetta la Torah di Moshe. Yeshua non è venuto proprio con una nuova, diciamo, una nuova nozione. No! Lui ha ricevuto quello che, ha accettato quello che Moshe ha ricevuto. Sennò il popolo di Israele dirà, no, 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 tu non sei uno di noi, tu non sei un profeta, tu non sei, tu sta venendo con una nozione che non esiste. Baruch Hashem, e questa, l'immagine del monte, sulla monte, nel monte Sinai, a parte la Moshe ha ricevuto la Torah con tutti i popoli e anche una rivelazione e l'immagine di una rivelazione profetica. Vedi come gli ebrei vedeva Yeshua qui in terra. Lo vedeva veramente un grande profeta questo. Un grande insegnante, un grande maestro. Lui doveva manifestare questo. Lui doveva passare i test, come tutti. Perché era in terra, come un essere umano, lui doveva passare questo test. Lui lo dimostrava tramite questi atti che noi vediamo così. Allora, salire sul monte. Che cosa vuol dire ancora salire sul monte? Che, ascoltate bene, che colui, uno che sale nel monte, che lui è l'immagine di trasmettere l'autorità d'un profeta, d'un profeta, dans l'autorità profetica. E per questo Yeshua, tutte le profezie che lui diceva, tutte le profezie a 100% l'hanno, lui ha passato questo testo e poi l'hanno lasciato di parlare. E per questo loro veniva a chiedere, dammi una profezia. Yeshua proprio doveva fare questa strada. Noi prendiamo Yeshua come uno di noi e cerchiamo di cancellare questa strada della tradizione degli antichi rabbini. Perché tutti gli antichi rabbini sanno questo, hanno scritto questo, tutti questi movimenti che Yeshua faceva erano dei movimenti profetici. Che Eli, uno che ha un'autorità profetica nel montagna, lui deve essere in piedi. Uno che ha l'autorità profetica deve essere in piedi. Yeshua salì, era in piedi, poi spiegheremo la posizione seduta, ma rimaniamo prima nella posizione in piedi, nel montagna. Stiamo parlando del montagna. Quando un ebreo, vediamo Mosè nel montagna, che cosa aveva l'unzione profetica, l'autorità profetica di Mosè? Vediamo tutti che erano nel montagna, erano in piedi. È un modello simbolico per dimostrare l'attitudine o l'autorità d'un profeta. Perché? Perché i profeti non si siede mai. I profeti erano sempre in piedi. Non si siede mai. E loro vedeva
Yeshua, quando tutti andava lì, questo ha un'unzione, un'autorità profetica. E quello che ha fatto Yeshua di réussir en français, di réussir sa mission, il popolo di Israele riconosce Yeshua che ha riuscito la sua missione profetica. Oggi vediamo la parola di Hashem, vediamo la Torah, anche noi che noi non siamo ebrei, stiamo parlando della Torah. Perché? Perché Yeshua, come tutti i profeti che sono arrivati, è arrivato il tempo di Yeshua affinché noi le nazioni iniziamo e dobbiamo entrare, ritornare anche nella Torah di Israele. È una profezia. Questo è il lavoro che Yeshua ha fatto. Pensa poi se non era l'autorità profetica non era in lui. Vediamo tutti i profeti, anche Mosè, sempre quando sale nel montagna, la salita, è scritto qui in ebraico, qui, leggiamo che, vediamo la vayahal ahara, sempre la salita, vedi, siamo prima nella salita, vayahal, e in piedi, era lì nel montagna, poi cambierà la posizione, ma parliamo della posizione in piedi che aveva Yeshua. Vayahal ahara, che cosa ha fatto Avraham? Quando Akadosh Baruch Hu l'ha chiamato nella Kedah di Israel, quello che noi chiamiamo sacrificio, ma Akedah, la ligatura, la Kedah di Israel, tout quello che chiamiamo sacrificio. Che cosa Akedah? Che cosa Avram ha fatto? Lui, Avram saliva nella montagna con suo figlio Yitzhak. E questo l'autorità profetica. Questo l'autorità profetica che nessuno può mancare. È proprio quello che gli ebrei a questo tempo, i grandi maestri che erano lì, vedeva da Yeshua tutto questo movimento. Noi questo lo troviamo, per conoscere questo dobbiamo, è scritto nelle letteratura rabbinica. La letteratura rabbinica è il legato ai Vangeli, ma quello è esegese, noi le nazioni vogliamo leggere un libro così con 10 pagine, pa, finito, perché lì è un grande volume. Le nazioni non piace queste, e lì nella letteratura rabbinica che è nascosto tutto questa nozione che Yeshua faceva. Baruch Hashem. Vediamo nella seconda parte, parleremo della posizione seduta. Abbiamo parlato della posizione salita, in piedi. Avram, anche lui, è scritto questa parola, Vayahal, è una posizione di elevazione. Non solo salita come noi pensiamo, ma qui è scritto Vayahal, è una posizione al, di elevazione. Yeshua è stato elevato come grande profeta di Israele. Un grande profeta che proprio grande profeta di Israele. Tutti i popoli correva, ma chi è? Gli altri dicono Eli, gli altri no, Geremia, perché Eli era un profeta.
Le nom de Élie et Yeshua. Perché era elevato come un grande, grande, grande profeta. Solo perché tramite lo studio della Torah noi possiamo capire questo. Il popolo erano contenti. I suoi fratelli contenti. I Gamaliel era lì. Joseph d'Arimathée, Nicodème, Caïphe, tutti erano lì. Yeshua è salito, è elevato come un grande profeta d'Israele. Non c'era più di profeta, ma questo giorno hanno visto il grande profeta di tutti, grande, grande profeta Yeshua, perché il gesto che lui ha fatto. Baruch Hashem, questo è la tradizione rabbinica che insegna questa posizione. Un profeta non è mai, mai, mai seduto. E nella montagna il profeta è in piedi. Mosè, la guerra contro Amalek, dove era Mosè? Dove era Mosè per vincere Amalek? Lui era nella montagna, in mani in alto. Perché? Per esprimere l'autorità profetico. Ma da dove viene questa autorità profetico? Da dove viene quello gesto tecnico che faceva Mosè? Mosè sapeva una cosa. C'è sempre la catena della tradizione, della trasmissione. Perché il Dio di Israele che noi chiamiamo Hashem è il Dio della storia. Questo nome tetragramma che parliamo Hashem è Dio della storia o Dio della tradizione. Allora, noi le nazioni, quando sentiamo tradizione, entriamo in crisi. L'unico popolo che ha la tradizione fino adesso è Israele. Dove il popolo? Non esiste più le tradizioni. Nessun popolo, non esiste il popolo, nessun, le tradizioni non esistono più, ma solo Israele che ha la tradizione di Avram, come Avram è lui che ha iniziato a salire. Lui ha trasmesso questo di generazione in generazione, da Mosè, Elia, tutti i profeti saliva in piedi e fino a Yeshua. Quando arriva da Yeshua, Yeshua è venuto a confermare che il Vangelo viene dalla Torah. Yeshua è venuto proprio a fare un atto che oggi noi che parliamo della Torah, se Yeshua è lì, dirà sì, io conosco questa nozione. Anche Mosè che ha ricevuto la Torah dirà ah, sì, lo so, questa nozione esiste. Anche Rabbi Akiva dirà, ah, sì, conosce questo Mosè, questa nozione. Ma non parlo come Rabbi Akiva, noi siamo gli allievi di ebrei, gli allievi di maestro di Israele. Noi riceviamo solo, come Yeshua ha ricevuto, la Torah che Mosè ha ricevuto, lui inizia a parlare di questa Torah, a spiegare noi anche quello che studiamo dal popolo ebrei e quello che noi trasmettiamo. Non prendiamo qualcosa di... No! Studiamo dalla sorgente. Non è quello che sto parlando, è mio. No! Non c'entra niente io qui, perché è una profezia, perché è un atto profetico. Se Yeshua non ha fatto questo atto profetico, la Torah sarebbe sempre lì, in Israele, non poteva uscire. Ma l'arrivo di Yeshua nella storia
et rally tout y fait devant ma comme mai qui est questo un grande prophète plus grande ma comme plus grande perché l'hanno chiamato profeta perché lui aveva la Torah di Mosè, non interpretava qualcosa che è venuto fuori. Anche noi interpretiamo solo, parliamo solo delle nozioni che esistono. Baruch Hashem. E poi la seconda parte parleremo della posizione seduta. Qui abbiamo parlato della posizione essere in piedi. È una posizione di elevazione in piedi, amda, fa riferimento anche alla preghiera che il popolo di Israele prega, che viene dalla parola amda, in piedi. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Allora, prepariamo per la seconda parte. Seconda parte parleremo della posizione seduta. Baruch Hashem, lì scriveremo anche tante cose lì. Preghiamo. Baruch Ata Adonai Amevarer et Amo Israel Bashalom. Ashrecha Israel mi kamora am nose ba Adonai magen Ezrecha. Amashia Chidkenu Beolam Beolamim. Amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Kakadosh Baruch Hu, ti benedica tutti e tutti. Dividete questo video. Baruch Hashem, Shalom. Shalom, Shalom, Shalom.